È fine settembre e da Civitavecchia un traghetto mi porta in Sicilia dove, con alcuni amici videosub guidati dal maestro Mauro Francesconi, ho programmato una settimana di immersioni a Milazzo presso il diving Blue Nauta di Mauro Alioto. Il traghetto fa scalo a Palermo e la nuova autostrada per la Sicilia orientale è un lungo tunnel che ogni tanto riemerge all'aperto per poche centinaia di metri. A pochi chilometri da Milazzo, una sosta a Tindari è l'occasione per una visita alla suggestiva area archeologica. Insieme alle rovine di un teatro greco e i mosaici di un impianto termale, il connubio tra i peristili delle Domus e la natura mediterranea mi rievoca la Sicilia del mito, della Magna Grecia e della Roma imperiale. Poco distante, ecco la cattedrale della Madonna Nera, attrazione di culto e turistica. Dal belvedere si può ammirare la spiaggia di Tindari con una lingua di sabbia che maree e correnti spostano continuamente. Milazzo, uno dei comuni dell'area metropolitana di Messina più densamente popolati e trafficati. Una lunga strada lo attraversa fino ad arrivare all'incantevole Capo Milazzo, qualcosa di unico. Una lingua tra due golfi con le Eolie di fronte. Il leone bianco, capriccio dell'erosione, sembra posto a difesa dell'eccezionalità di un paesaggio che non ha nulla da invidiare alla più celebrata Taormina. Ecco il castello di Milazzo, la cittadella fortificata più grande di Sicilia, realizzata in quasi 10 secoli di varie dominazioni. Il castello domina l'intera area e l'incantevole panorama con l'arcipelago sullo sfondo. Ma Milazzo non finisce di stupire. Nonostante le raffinerie, qui il mare è incredibilmente vivo e ricchissimo di biodiversità. Morfologia, correnti e negli anni forse una maggiore attenzione all'impatto ambientale hanno fatto il miracolo di un habitat marino tra i più interessanti del Mediterraneo. Poco a largo, nelle secche, a pochi minuti di gommone, le immersioni sono assolutamente straordinarie grazie alle caratteristiche dei fondali che creano le condizioni ideali per molte specie ittiche. Tra grotte, archi naturali, canyon, vivono tutte le specie di fauna mediterranea, compresi i branchi di barracuda. Nonostante sia zona non ancora vincolata e per la sua ricchezza oggetto di pesca intensiva, ad ogni immersione non mancano incontri di ogni tipo, dalla microfauna ai grandi pelagici, fino alle caute e sospettose cernie. Ecco un vermocane in notevole e pericolosa diffusione nello stretto a causa dei cambiamenti climatici, intento a divorare una stella marina. Siamo entrati in una grotta che sembrava una pescheria, tanto brulicava di gamberetti. In questa zuppa, indifferenti e sornioni, alcuni sciarrani svogliatamente si ingoiavano l'ennesimo crostaceo. Più per istinto che per necessità. A completare lo spettacolo, gorgonie rosse e bianche e rami di gerardia savaglia, nudibranchi in un brodo di biodiversità. Mi domandavo cosa potrebbero offrire questi fondali quando finalmente si attuerà l'area marina protetta, che dopo molti anni appare addirittura d'arrivo.
Quando le condizioni del mare non consentivano immersioni, un bel viaggio da Milazzo a Capopassero, passando per Noto e Marzameni. Ecco Noto, definita capitale del barocco e patrimonio dell'umanità. Ecco la sua famosa cattedrale ancora in corso di restauro dopo i danni inferti dal terremoto del 1990. Nel semplice e spoglio interno risalta un monumento alla solidarietà nei confronti dei migranti e delle loro sofferenze, che prende forma dai pezzi di un barcone frantumatosi nelle nostre coste. Faccio questa carrellata. Vibrata. Sta vibrata. Il gimbal qui sarebbe perfetto. Marzameni è una frazione marinara del comune di Pachino. Il borgo si è sviluppato intorno al suo approdo e alla tonnara, che era tra le più importanti della Sicilia. La pesca del tonno fu abbondante fino al dopoguerra e chiuse definitivamente nel 1969 per mancanza di materia prima. Marzameni, ormai un borgo alla moda, annegato com'è da strutture dei decine di ristoranti in accesa competizione tra di loro. Poco distante eccoci a Capopassero, frazione del comune di Porto Palo, estrema punta sudorientale di Sicilia. Capopassero è anche il nome dell'isolotto sito a pochi metri di distanza. In punta di Porto Palo si possono ammirare i resti della vecchia tonnara, ormai in rovina, e uno splendido e ancora immacolato paesaggio. Thank you.